Io non posso credere a quello che cazzo sto vedendo in questa partita. No, ragazzi, a costo di essere ripetitivo come tutte le settimane, lo dico 15 volte a post partita, ma lo devo ribadire. E ve lo dico nel momento in cui sta arrivando, no, è arrivato un maxi recupero di 8 minuti in questa partita. Ovviamente vado a commentare Atalanta-Cagliari per tutto quello che è successo. Per il risultato che sta maturando, ma prima di farlo, io vi invito a lasciare una marea di mi piace su questo video. Mi raccomando, per supportare i miei contenuti, vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella così non vi perdete mai le notifiche ogni volta che pubblico. Più del 40% di voi su questo canale visualizza regolarmente i video, ma non è iscritto. Ragazzi, ve lo ripeto, così facendo tanti contenuti ve li perdete perché io non pubblico sempre agli stessi orari. Quindi, se vi iscrivete e attivate la campanella ogni volta che pubblico, e vi ricordo che è gratis iscriversi e attivare la campanella, non appena pubblico vi arriva la notifica sul cellulare in tempo reale e restate sempre aggiornati. C'ho altri due canali YouTube, li trovate in descrizione o durante il video compariranno qui. Allora, la mia idea per questa partita era di incorporarla nel post partita sul primo canale che ovviamente andrò a fare non appena finirà la partita del Napoli. Poi però, ragazzi, il risultato mi ha dato tanti spunti. Voglio ricollegarmi anche alla situazione AS Roma di classifica, lo devo per forza di cose fare. E quindi ho detto: meglio che ci faccio un video dedicato piuttosto che andare a fare alle 17 un video che dura 18 minuti in cui parlo di due partite e magari ci stanno troppe cose da dire, no? Quindi credo capirete. Oggi su questo canale avevo preparato un altro contenuto che uscirà sicuramente, slitterà a domani. Quindi restate aggiornati in bel contenuto. Allora, io partirei come sempre dalle assenze, ragazzi. Partirei dalle assenze perché in tempo di Covid credo che sia anche necessario, no? Ma in generale, giusto per capire, no, come andava il Cagliari a giocare a Bergamo contro l'Atalanta e come era ridotta l'Atalanta dal punto di vista degli indisponibili. Mancavano Ilicic e Miranchuk, quindi sicuramente calciatori importanti. Sappiamo però che l'Atalanta praticamente c'ha, no, due squadre, tre squadre. Chi va va. Non esistono praticamente titolari o riserve, no? Ci stanno dei periodi dell'anno in cui Ilicic e Miranchuk sono titolari fissi e inamovibili, periodi dell'anno in cui magari ci sono calciatori che stanno meglio e quindi Gasperini fa giocare gli altri, no? Questa è la forza dell'Atalanta. Quindi diciamo che l'Atalanta, insomma, soprattutto pensando che giocava a massimo rispetto per il Cagliari, contro il Cagliari che attualmente sta affrontando una situazione classifica, insomma, abbastanza difficile, no? Gli viene l'ansia nel vedere queste. Erano delle assenze a cui poteva sopperire. Al Cagliari, paradossalmente parlando, però, ragazzi miei, mancava, e ve lo dico subito, João Pedro. E mi ricollego ovviamente a Gaston Pereira. Ma mo ci arriviamo con calma. Gli mancava Altare, Keita Balde, gli mancava João Pedro, Rog, Strootman, Valukiewicz e Zappa. Quindi sicuramente molte più assenze per il Cagliari, molte più defezioni e in più, insomma, la differenza attuale tra le due compagini è abbastanza importante. Quindi motivo in più per avere ansia in questa partita, no? Perché il Cagliari deve provare a salvarsi, l'Atalanta sì, lotta per la Champions, però sicuramente due prospettive completamente diverse. Parliamo anche dei moduli. Gasperini che si presenta con 4-2-3-1 e già questo lascia riflettere, no? Che sia e non che sì, il nuovo acquisto Boga che sta facendo pensare a Gasperini di creare un modulo di questo tipo, magari un po' più consono a quelle che sono le caratteristiche di Boga. Non lo so, io la mia ve l'ho buttata là. Poi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Moduli a parte. A chi dice, Marca, Cagliari giocano così, se chiudono, so ridicoli, so vergognosi, torniamo sempre sullo stesso discorso, ragazzi. Io continuerò sempre a ripetere e a sposare questa battaglia. Nel calcio, non tutti possono permettersi di fare un calcio propositivo, di assediare per 90 minuti l'area di rigore degli avversari. Ogni squadra gioca in base alle proprie possibilità. Il Cagliari non poteva andare a Bergamo e fare una partita offensiva, quindi doveva giocare. Mi sono torzato casalia. Doveva giocare così e provare a ripartire.
È quello che hanno fatto. Se guardiamo il canovaccio tattico della partita, ovviamente, ragazzi, chi l'ha fatta la partita? La partita l'ha fatta l'Atalanta. È inutile che sappiamo per culo, perché è stato così. L'Atalanta, sin dall'inizio, ragazzi, ha provato, insomma, a proporre. Il Cagliari ha provato a difendersi. Ma lo ripeto, sono due modi diversi di concepire il calcio in base alle proprie possibilità. Se tutti ci avessimo in squadra Messi, Ronaldo, Xavi, Iniesta, Busquets, allora tutti saremmo in grado di poter fare tiki-taka. Ma ovviamente il calcio è altro. Se no, tutti i campionati li andiamo a giocare solo con le prime 5, 6 dalla classifica, fanno i campionati a 6 squadre e finisce la storia. Chiudo la parentesi. Quindi, ma in realtà, primo tempo sì, più occasioni da parte dell'Atalanta e via dicendo, ma il primo tempo è stato un moscio di occasioni, ragazzi. Molto di più, ovviamente, l'Atalanta. Cagliari che, andando a memoria, non mi pare abbia addirittura mai fatto tiri nello specchio, no? Cagliari in attesa, pronto a ripartire, diciamo, pronto ad approfittare degli errori della Dea. E poi però è successo, ragazzi, è successo perché addirittura il Cagliari passa in vantaggio al 50esimo, tra l'altro, eh? Atalanta che continua ad essere un po' disattenta sotto questo punto di vista, non è la prima volta che capita, no? Che magari gestisce un primo tempo in cui magari meritava di passare in vantaggio e poi prende il gol. Ecco, è questo il caso, taglio dentro dell'Albert, liscio dei grassi, Gaston Pereiro, paradossalmente parlando, che giocava al posto dell'indisponibile, chiamiamolo così, però se non sbaglio era squalificato, João Pedro, e col destro in sacca. C'è stato un check del VAR. Io l'ho riguardata più volte e onestamente sembra che non ci sia il tocco di mano. Questa è l'impressione, la percezione che io ho avuto. Ma poco dopo arriva l'espulsione de Musso, ragazzi. È sempre Gaston Pereiro che si invola e niente, praticamente Musso uscendo coi piedi prende Gaston Pereiro, quindi cartellino rosso. E la partita ovviamente per l'Atalanta si mette in salita. Conosciamo l'Atalanta, è però una squadra che se ci sta da proporre, se ci sta da osa. E avevano trovato pure il gol del pareggio in realtà, ragazzi, poco dopo, tra l'altro, qualche minuto dopo, nonostante l'inferiorità numerica, poi ovviamente ha dovuto sostituire il portiere, ha fatto uscire, insomma, Gasperini ha ricostruito l'Atalanta sotto quel punto di vista, ma brava l'Atalanta che praticamente riesce con Palomino a trovare il gol del pareggio. Per un attimo io ho pensato, tu guarda che questi in inferiorità numerica comunque questa partita vedrai che la vincono, perché conosciamo l'Atalanta, no? È una squadra che... Quando comincia ad accelerare e lo ha fatto paradossalmente quando è passata in svantaggio, può fare veramente di tutto. In realtà, ragazzi, la bravura del Cagliari è stata in quel contropiede perfetto. Marin, chiamatelo come cazzo vi pare, corridoio perfetto per Bellanova, che crossa praticamente basso sul secondo palo. Arriva Gaston Pereiro in tapin e praticamente coglie controtempo il portiere dell'Atalanta e 2-1 la partita è finita in questo momento, ragazzi miei, e io ne volevo approfittare. Mamma mia, Zapata Porello si è rifatto male un'altra volta, speriamo non è niente di grave. Tra l'altro subentra mia Ila, mica Kila, chiamatelo come cazzo mi pare, che non è manco subentrato male. Piccola parentesi, pure Boga onestamente non mi è dispiaciuto, già lo vedo abbastanza rodato con quelli che sono i dettami tattici dei Gasperini. Il rammarico, ragazzi, è che, vabbè, Cagliari in ottica salvezza, ragazzi, mamma mia, 20 punti attualmente, sedicesimo, sì, c'ha 24 partite, la Sampdoria con le stesse c'ha una partita in meno, il Venezia con 18, terz'ultimo attualmente, c'ha due partite in meno, il Genoa, per esempio, c'ha 14 punti a parità di partite, e la Salernitana con 22 partite, quindi con due partite in meno c'ha 10 punti, cioè, questo è un colpo salvezza clamoroso, ma soprattutto il Cagliari nelle ultime, ragazzi, sta rimettendo in piedi una stagione dal nulla, e se continua così, secondo me si salverà. Ma il rammarico da tifoso della Roma è che ieri tu, caro tifoso della Roma, tu, cara Roma, fossi riuscita a vincere una partita di quel tipo, a prescindere dagli episodi, l'avessi sbloccata, l'avessi portata a casa, tu oggi stavi a 41, con l'Atalanta con una partita in meno, perché tu ce n'hai 24, loro ce n'hanno 23, che ce n'ha 43 e che attualmente occupa il quarto posto in classifica. Io vi ricordo che a parità di partite giocate, Atalanta e Juventus attualmente hanno un punto e l'Atalanta è quarta, la Juve no. Oggi la Juve gioca e potenzialmente stasera può sorpassare l'Atalanta e rimettersi in Champions League. E questo è il mio rammarico, ragazzi. Non sappiamo purtroppo sfruttare le occasioni delle squadre che comunque là davanti, all'inizio del campionato, sembravano, insomma, non perdere punti, e invece effettivamente i punti li stanno a perdere. Ma tu quando ci stai ad approfittare non ne approfitti. Vi piace, commentate, condividete, colpaccio pazzesco. Iscrivetevi a tutti i canali, profili social, continuo di consigliati.